E benvenuti ragazzi in quest'ultima stagione della nostra carriera allenatore qui su EA Sports FC con la nostra Salentum. Siamo qui ragazzi e prima di cominciare questo video ci tengo intanto a ringraziare chi c'è stato in live domenica, ma ovviamente per chi non c'è stato, chi non c'è potuto essere, adesso andremo a fare un piccolo recapino di quello che è successo. Andando a partire dai trasferimenti, dalle cessioni, per arrivare ovviamente agli acquisti. Vi anticipo subito che ci sono state, c'è stata una cessione illustre. Mi ha fatto malissimo al cuore dover vendere questa persona, però non potevamo fare altro che sacrificarlo. Perché? Lo scopriremo subito. Quindi partiamo subito. Longo alla Real Sociedad per 3,4 milioni. Fontana 23 milioni e 3. Al Leeds United la cessione illustre è arrivata ed è stata quella di Alessio Zerbin, il nostro piccolo Rudy, che va al Milan per 46,6 milioni. Gonzalez alla Moreirense per 1,5 milioni. Rossi al Zurigo per 1,6 milioni. Fernandes al New York City per 4,5 milioni. Bravo al Midtjylland per 6,5 milioni, Vieira al Rennes per 4,6 milioni, Bruno al Monza per 15 milioni. E voi direte: perché Bruno è un giovane, poteva crescere? Sì, è un giovane, poteva crescere, però è risultato essere a pari merito con Marchetti il peggiore della scorsa stagione, con una media voto di 6,14 insieme a Marchetti. Hanno avuto praticamente lo stesso voto e quindi ho lasciato scegliere al nostro assistente Google con un testa o croce chi avremmo dovuto mandar via, ed è uscito il nostro Bruno. 15 milioni. Casadei, anche lui venduto al Granada per 10 milioni. Da Silva al Valencia per 1,8 milioni. E poi ragazzi passiamo agli acquisti. È arrivato uno dei calciatori più forti di questa Serie A, della Serie A reale ovviamente, uno dei calciatori che ha contribuito maggiormente alla vittoria dello scudetto del Napoli dello scorso anno. Stiamo parlando dell'esterno georgiano Kvicha Kvaratskhelia, arrivato dal Napoli per 196 milioni e 100 mila euro. Ragazzi, è il colpo Champions che ci serviva. Abbiamo fatto solo questo acquisto, però no, ne abbiamo fatto un altro, perché oltre a Kristović sentivo la mancanza di un'altra quota giallorossa, di un'altra quota leccese. Quindi per andare a sostituire Berg sulla sinistra ho deciso di andare a prendere dal Lens Valentin Gendré per 35 milioni di euro. Ovviamente il nostro Gendré si sposterà a destra e Cucurella verrà messo nel suo ruolo naturale come terzino sinistro. Queste sono state le cessioni, questi sono stati gli acquisti che abbiamo fatto in live e adesso possiamo partire con la nostra ultimissima stagione di questa carriera. Partiamo subito contro la Roma in questa prima giornata di Serie A e cerchiamo di far bene. Adesso vi faccio vedere anche le maglie, visto che come al solito ogni volta mi dimentico quando facciamo questo. E questa è la nostra prima maglia, questa è la nostra seconda maglia, tutta blu con questi, con questa fantasia. E la terza maglia la volevo un pugno negli occhi e infatti ho scelto la maglia che più si assomiglia in realtà a quella del Paris Saint Germain, tutta verde con queste bandelle centrali arancio e blu. Devo dire che mi piacciono un sacco, mi piacciono veramente veramente un sacco. Però una cosa l'ho notata, che se vedete la maglietta adesso guardando Lookman è fatta in un modo, cioè è arancio con la sfumatura di blu e poi è tutta blu, ma se vedete lì nella selezione delle casacche, delle divise, è arancione con la sfumatura bianca e poi il blu, ma lì il bianco non c'è, eppure io gliel'ho messo. È fantastico, è fantastico. Ma va bene, va bene, va bene. Ci siamo già persi in tante chiacchiere e facciamo un attimino un resoconto di chi è rimasto. Colombo, Diagne, che è tornato dal prestito, ragazzi, 19 punti
ha preso ed è tornato diventando un 76. Poi Vitale, Rizzo, Cardoso, Jelavic, Fontana, Maric, Rossi, Marchetti, De Angelis, Poli, Costa, Caglià, Sar, Fabian, Moraes, Berg e Fiore. Questa è la nostra formazione titolare con il nostro Mirchetto in porta, Gendrea, Brentwhite, Hernandez, Cucureia, Fernandes, Sulemana, Kvaratskhelia a destra, Leao a sinistra, Lookman e Kristovic lì come due punte, due faine, due saiette. Due saette, scusatemi, fino un attimino dell'eccesso, due saette. Speriamo di ripetere la scorsa stagione e di fare anche meglio, perché quest'anno abbiamo da vincere la Champions League, ossia l'unico trofeo che ci è rimasto da vincere, e magari andare a vincere anche le altre cose, campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, e fare incetta, fare unplane di tutti i trofei. Ragazzi, sono curiosissimo di provare in campionato il nostro Kvaratskhelia. L'abbiamo provato solo nel pre-campionato per una sola partita. Devo dire che è un bel giocatore, è un bel giocatore, ci mancherebbe pure, con un 92 di overall, 196 milioni, ci mancherebbe pure che fosse un bidone. Però mai dire mai, mai dire mai. Gendré, vai subito, Gendré per Kristovic. No, la palla arriva a Kvaratskhelia, che però fa uno stop orribile. Oh, comunque queste maglie mi piacciono veramente, veramente tanto. Fatemi sapere qual è stata la vostra maglietta preferita tra queste stagioni qui sotto nei commenti. Fatemelo sapere. Bravo Leao. Quicia. È partito Kristovic. Prova già il tiro, madonna. Che saracca. È partito Gendré. Lo scambio con Kvaratskhelia. Lo vede? Lo serve? Non è fuori gioco. Può metterla dentro. Vede Kristovic dall'altra parte. Servito troppo dietro. Che gran peccato. Stanno, ragazzi, dobbiamo vincere tutto. Probabilmente non abbiamo una squadra così completa. È molto attrazione anteriore, perché lì davanti siamo messi benissimo. E il reparto dove siamo messi meglio, con un 93, un 92, un 86, un 88. Però ci dobbiamo provare. Dala. La mette in mezzo di rovesciata sulle mana. No, l'abbiamo lasciato lì. Silenzio. Gli avevamo lasciato il buco, gli avevo lasciato. Meno male che c'ha i piedi quadrati questo. Abbiamo rischiato di prendere un gol assurdo. Abbiamo rischiato. Assurdo. Però va bene, meglio così. Non siamo gli unici che hanno i piedi triangolari, anzi che quadrati. Triangolari proprio. Bravo Gendré. Bravissimi. Vai. Cioè, si parla di Zaïre-Emery e non si parla di Kvicha. No, Lookman. E non si parla di Kvaratskhelia, che è stato un acquisto da 200 milioni di euro. Mi parlate di Zaïre-Emery. Contenti loro. Bravissimo Jetson. Kristovic. Per Lookman, per Kvicha, Kvaratskhelia, il primo gol ufficiale con questa maglia, subito Kvara, bellissimo, bene, inizia ufficialmente per il momento benissimo la nostra stagione con il primo gol del neo arrivato, contratto plurimilionario per lui da tanti milioni a stagione, oltre ovviamente i 200 milioni pagati al Napoli per strapparlo dalla città partenopea e farlo arrivare a Lecce. Bravissimo.
questo intervento rischioso. Nella capoluogo salentino, la capitale del barocco. Hernandez, dove vai? Non mi facciamo se scherzi, Lukman. L'hai visto? Bravo, mi ha lasciato spazio. Krstović. Rete. Diventa lo adesso. L'uomo più atteso. L'uomo che ha stracciato il record di marcature in una sola stagione di Serie A, spostando l'asticella da 36 a 41 reti. Un uomo capace di 51 reti complessive nella scorsa stagione fra tutte le competizioni, tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa e Champions League. Mamma mia. E arriva anche il suo gol. Per questo 2-0. Dovrei fare il cambi, mi sono dimenticato. Partito Kvicha? Partito Kvara? Se lo vuole fare tutto da solo. Kvara trova gli spazi giusti. Kvara. Sì, Kvara. La doppietta, grazie a Lukman, che ruba un pallone stupendo. Mamma mia, ragazzi, che squadra lì davanti. È stato Jetson, non Lukman, Jetson. Bellissimo. Vai, facciamo i cambi. Possiamo giocare, chillarcela in questo momento. Allora, facciamo giocare Kaya, facciamo giocare Costa, facciamo giocare Sar, facciamo giocare Fabian. Sono quattro cambi, facciamo giocare anche Fiore, il nostro Fiorello. E poi alla prossima giocano Berg e Moraes, per forza, perché stanno già con i coglioni girati, come si suol dire. Partito Leao per l'ultima azione. Leao può andare tutto da solo. Leao per il 4-0. Risponde qualcuno? Pronto, metto giù. Iniziata veramente stupendamente questa. Non poteva iniziare in modo migliore. Leao, Krstović, Kvara. 4-0. Possiamo chiudere qui, signor arbitro. Undefined. Krstović first, per. Giusto. Ha segnato proprio lui. Ragazzi, si poteva. Anche Lecce ha vinto contro il Genoa. Non c'è inizio migliore. Veramente fantastici. Gendré, ma come sottotono? Ha fatto una partita buonissima. Veramente buona. Un'ottima prestazione nel complesso per Kvara. Non c'è stata partita, signori, dai, diciamo la verità. Non c'è stata partita. Siamo ormai una schiaccia sassi. Veramente. Ok, bravo. No, il titolare fisso. Stai scherzando, Fiore? Dai, non scherziamo. Io, ragazzi, non so perché, ma appena mi sono portato Elias Rossi dalla primavera in prima squadra, sono iniziato a fioccare un sacco di offerte per lui. Ma non lo vendo, non mi interessa venderlo. Assolutamente no. Allora, abbiamo 6 giorni di riposo, quindi credo che siano tutti in ottima forma. Dovrebbero stare, sì, a posto, va bene. Andiamo a giocare la partita col Torino. E ancora, vede, c'è Elias Rossi ancora. Ma mi sono arrivato un sacco, ragazzi, un sacco. Basta. Jelavic va andare in prestito per 2 anni. Ma sai che ti dico, Jelavic, ma vacci in prestito, vai. Vai, caro mio, vai. Nessuno ti trattiene. Cioè, queste sono solo le ultime tre che mi sono arrivate come offerte, ma ci ha pensato il Milan, il Manchester City, il Barcellona, un sacco. Allora, andiamoci a giocare l'ultima partita di oggi. Oggi ce ne giochiamo solo due. Ce ne giochiamo in modo da non allungare troppo, visto che abbiamo fatto quella. Vi ho ripresentato praticamente quello che è successo durante la live.
E così intanto finisce anche il calciomercato e lo finisco. Magari se c'è qualcosa da ritoccare, magari in queste due partite mi salta in mente, dico no, vabbè, mo mi vendo questo e vado a comprare quell'altro. Posso farlo. Quindi andiamoci a giocare questa partita contro il Torino. Si gioca fuori casa, quindi giochiamo con la terza maglia addirittura. Ma sì, dai, giochiamo. Ma io non ci ho pensato ad una cosa, mo. Non ho pensato ad una cosa, che la terza maglia è verde e si confonde con il campo. Non ci ho pensato a codesta situazione, non ci ho pensato proprio. Ci portiamo anche Fontana. Ma sapete cosa? Facciamo Sarre e Diagna, ma sì. Me la sento. Poi facciamo giocare anche Berg al posto del Cucu e Fiore al posto di Hernandez. Abbiamo fatto un bel po' di cambi, però state tranquilli. Perché Diagne ancora non l'ho provato. Lo abbiamo provato prima di mandarlo via in prestito, quando aveva ancora 59, 56, non mi ricordo. Ma da quando è tornato ancora non l'ho provato, quindi voglio provarlo col Torino, che dovrebbe essere una partita un pochino più, no? Più abbordabile. Ci può stare. Poi è cresciuto parecchio, quindi sono veramente curioso di provarlo. Vabbè, non si confondono proprio tantissimo, però sta maglietta meno la utilizziamo durante la stagione, mi sa, è meglio è. Veramente troppo verde, troppo simile al campo. Vabbè, ormai è andata. Per il morale. Sono curioso di vedere se sapranno ripetersi oggi, Pier. Beh, affanculo Lele, se posso dire. Interviene e svetta il pericolo. Ecco la formazione di partenza del Ci ripeteremo. Vai. Vai Diagne, vai. Non ci credo. Perché questa cosa? Oh, che fanno? C'è Novak. Ma è il nostro Novak? Spero di no. Hanno smarrito una borsetta a Torino, qui nello stadio. Fate attenzione. Bravo Fiore. No, l'avevi presa, Fiorello. L'avevi presa, Ben Seghir. Scuola mister spettacolo. Ci purga proprio lui. Che brutta fine ha fatto Ben Seghir. Dalla Urbe Eterna al Torino. Ragazzi, entriamo per favore. Kristovic. Sar. Va bene, Sar, bravissimo. La tiene ancora. Mettila al centro. Diagne. L'aggancia. Diagne, mette al centro. Troppo. Ma perché? Ha il pallone del pareggio. Ma perché? Evita guai. Gendre. Sar, Fabiagna. Sto sbagliando. Guarda come è chiuso sto Torino. No, era proprio una stronzata a ridare il pallone a Lookman lì. No, sono veramente chiusi ermeticamente. 16 file di difesa ci hanno. È una cosa tremenda. Intervento che vale quasi come non è possibile. Non è possibile segnare a sto Torino. Ci hanno 21 uomini lì dietro. È incredibile. È una cosa assurda. Abbiamo fatto troppo turnover? Probabilmente sì. O probabilmente no.
probabilmente anche con Leao e Kvara. Ma perché a Moraes che sta a terra se io ti dico a Fabian? Vai Berg, vai. Vai Papa. E io li capisco Pierre, questo è un giocatore dalle grandi qualità tecniche, eh. Ora aspetta. Mamma mia, guarda questo, guardalo. Vai, partiamo. Parti Lukman, parti. Parti Lukman, parti. Hanno metri a disposizione. Hanno il pallone che... E quando cazzo non ha le fiume? Palla che termina sul fondo. Sarr. Sar, figlio mio, sai neanche tu cosa volevi fare. Spazzano senza problemi. La mette nel mezzo. No, Kristovic. Cambi, cambi, cambi. Subito, subito, dai. Allora, Sar fuori. Anzi, no, Diagne, dai. Lasciamo Diagne fuori. Diagne fuori. Fontana, Fabian, Costa, Lukman, Sulemana, Moraes, sono 1, 2, 3, 4 cambi e Cucurei al posto di Berg, dai. C'è un cambio. Diagne forse non era la partita giusta per lui. Dai, non ci mettiamo pure noi, ragazzi. Senza fallo. Oh Gesù. Ci è andata veramente di lusso. Via, 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 via. Seguimi, Sar, seguimi. Potevano prendersela contro la cattiva sorte per il palo colpito. Vai Kristovic, vai. Parti. Ma che cazzo di palla è? Ma che cazzo di palla è? Cioè, Andrè, mi spieghi per chi era quel pallone? Che io ho indirizzato a Costa. La palla stava andando verso Costa, però mi ha dato comunque il segnalino di Fontana. Dagli un cazzarola di giocatore giusto per quella posizione, per difendere. Vai Leao, vai. Certo che vincere 4-0 con la Roma e poi perdere col Torino proprio no, La salva lui. Pronto, 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 metto giù. Bravo Leao. Bravi. Bravi, bravi, bravi. Cioè bravi, bravo lui solo, solo lui e basta, perché ha fatto tutto da solo per riprendere questa partita. Rafael Leon. Leon. Vai Leao, facci l'altro, dai. Continuano ad attaccare in questi ultimi minuti di gara. Senza prenderlo magari, eh. Ragazzi. Ragazzi, senza prenderlo. No, no. Il gol così no, eh. Ecco, meno male. Ancora 300 secondi alla fine della gara. È buona? Non ci credo. Forse era buona, non lo so, forse era fuori gioco, non ne ho idea, però era una palla intelligentissima quella di Costa. Peccato per l'esecuzione. Troppo verso il portiere. Sfrutta la corsia laterale. Un solo minuto di recupero. Ciò vuol dire che è finita qui. Pareggino. 1-1. Un punticino solo. Primo passo falso per la nostra Salentum. Però c'è da dire che anche la scorsa stagione è iniziata con qualche passo falso, eh. Quindi poi abbiamo visto com'è andata. Abbiamo vinto la Coppa Italia, abbiamo vinto la Supercoppa, abbiamo vinto il campionato. Io pagherei firmerei col sangue per avere gli stessi risultati anche in questa stagione. L'unica cosa che ci manca appunto è la Champions League. Lo scorso anno ci siamo fermati ai quarti contro un Real Madrid, voglio dire, non contro gli ultimi arrivati. Siamo usciti contro la signora, contro la signora delle Champions.
Quindi stanno, speriamo che almeno nei sorteggi ci vada un pochino meglio. Allora ragazzi, ci fermiamo qua, come detto. Vedo se c'è qualcosa da risistemare con il calciomercato, se c'è da mandare qualcun altro in prestito o da vendere. E poi ci vediamo venerdì, domenica, ma che cazzo di giorno è oggi? Scusate, oggi è martedì. Ci vediamo venerdì, dico bene. Ci vediamo venerdì con Genoa, Inter e Verona. Con l'Inter sarà tosta, ragazzi. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi do appuntamento ad un prossimo video. E quindi noi ci vediamo lì. Ciao, ciao, ragazzi.